Buongiorno ragazzi, benvenuti a un altro video. Questo è il terzo episodio della mia definizione e sono passate già 3 settimane. Sammy sa già la quarta, io la prima settimana l'avevo fatta di transizione. Incredibile pensare che sono 3 settimane che sto in lieve deficit calorico. Per chi mi segue su Instagram già lo sa, sto un pochino spiegando il mio approccio lì. Non sto ancora tracciando calorie, faccio delle stime in testa, quindi so che sto mangiando un pochino di meno. È più un approccio simile all'intuitive eating, che è fattibile farlo, soprattutto per chi ha esperienza e soprattutto per chi è abbastanza in linea col proprio corpo. Sto facendo l'approccio calorie cycling, quindi faccio 2 giornate in cui sono più basso con le calorie e una giornata in cui faccio una sorta di ricarica, quindi sono 2 low e 1 high. Sto provando a mantenere il più possibile la forza negli allenamenti e anche il volume muscolare, perché quella è soprattutto una delle cose a cui dobbiamo un pochino dire addio quando andiamo in definizione, che è normale, ci sgonfiamo un pochino, ma facendo in questo modo che faccio 2 giorni bassi e un giorno più alto è il modo che io praticamente mi frego da solo, nel senso che comunque mi riesco a vedere più pieno, mi vedo meglio e quindi per me sta funzionando benissimo in termini fisici ma anche proprio psicologici e mentali. Le gambine ci stanno. Poi sono sicuro che alcuni di voi se lo stanno chiedendo: ma G, ma stai tracciando il peso? Sta scendendo? Quanto pesi in questo momento? In realtà questa è la prima volta che faccio una fase di definizione dove non sto tracciando il peso e so che sembra incredibile, ma quasi mi sta aiutando a soffermarmi di meno e semplicemente andare avanti con la mia giornata. In passato magari mi pesavo ogni mattina e se vedevo che il peso non scendeva, perché è normale che il peso fluttui, soprattutto se uno sta facendo un po' di ricomposizione, soprattutto se uno un giorno beve molto di più di un altro giorno, il peso fluttua. Di conseguenza io non lo sto tracciando, non so quanto peso, penso intorno ai 75 kg, e invece quello che sto guardando è visivamente come apparo, visivamente come appaio e la circonferenza della vita, che in realtà anche finora non l'ho dovuta tracciare perché mi vedo visibilmente allo specchio che mi sto definendo. Ma questi sarebbero i miei 2 proxy marker ancora più importanti del peso: circonferenza vita, che è quasi correlata con la percentuale di grasso che avete e con la massa grassa, e soprattutto visivamente, perché magari non basta solo visivamente per tutto il percorso di definizione, perché magari guardandovi sempre allo specchio ogni giorno non notate grossi cambiamenti, magari perdete grasso nelle zone che non state direttamente guardando allo specchio, ad esempio la schiena, e quindi a volte vi può sembrare di essere in stallo, invece non siete in stallo, semplicemente state bruciando grasso in altre zone che non state attivamente guardando. Peso, secondo me, è forse l'ultima variabile, che è importante per magari chi è all'inizio per essere sicuro appunto e vedere quella motivazione che il peso scende, ma io personalmente in questo momento non so quanto peso e non sto tracciando il peso, proprio zero. Primo passo qui, che fra mezz'oretta usciamo di casa per andare in palestra. High day, quindi un bel po' di carboidrati. I Cheerios, che mi avete chiesto che cereali sono, ma in Italia non ha, nessuno ha mai visto questi cereali. Cheerios sono quelli meno costosi al miele al supermercato, e ci ho aggiunto anche un paio di cucchiai di questo Total Fage 0% per le proteine. E accanto invece ho 4 fette di pane, sembrano 2 ma perché le ho messe nel tostapane, quindi sono tipo messe insieme, ma sono 4 fette, e ci ho aggiunto un po' di questa Hero Light alla fragola, e questo sarà il mio bel pienozzo di carbo come primo passo della giornata. Ok ragazzi, ci siamo, io e Sammy stiamo per uscire, è 1 addirittura, e ci stiamo più o meno allenando sempre a quest'ora, che ci sta perché passano un po' di ore che posso lavorare la mattina, sono stato al computer, e poi ci stiamo ascoltando un po' di musica, facciamo sempre più o meno questa stessa routine, quei 5-10 minuti prima di uscire mettiamo un po' di musica a palla, poi sono 30 minuti a piedi per arrivare in palestra, e poi così siamo carichi per spaccare. Io mi sono sempre fatto, come ormai da questa parte, da un mese, quando ho le mie clear whey, le trovo super digeribili e me le faccio come pre-intra-post-workout, sono 25 grammi di proteine, non sono essenziali, a me personalmente mi aiutano a colpire il mio obiettivo proteico, è un modo semplice per non pensarci, mi porto questo appresso, sono molto digeribili, è come se mi bevessi un succo, questo è tè alla pesca, e intanto mi sto prendendo anche delle proteine, quindi a me aiuta un sacco e per questo motivo lo prendo, ma non sentitevi in dovere, alla fine potete consumare tutte le proteine tramite cibo solido nella dieta o come volete, io trovo comodo. Se volete qualsiasi cosa su Foodspring, lo sapete, potete usare il mio codice sconto e mi aiutate veramente un sacco, perché io prendo una piccola commissione ed è anche così che riesco comunque a portare avanti tutto il resto che faccio qua sui social, quindi se volete supportare, sostenermi, è un ottimo modo per farlo, io vi ringrazio di cuore. Io e Sammy usciamo, ci becchiamo fuori dalla palestra.
Siamo entrati dentro McFit, è bella vuota oggi, quindi sarà una bomba. Chiedo a Sammy di fare qualche ripresa, ci alleniamo tutte e due, quindi oggi non sarà con la long lens, quella lunga figa cinematica da lontano, però sarà con questa qui con cui stiamo filmando adesso, e metterò il volume e gli esercizi che faccio sullo schermo. Non metto nient'altro, per quale motivo? Perché per gran parte dei movimenti mi sto spingendo a cedimento, o se il movimento è consono anche oltre, quindi se è un movimento in cui magari ho, che ne so, il petto appoggiato, se faccio schiena, o comunque un movimento più di isolamento, un movimento dove il rischio di infortunio è minore, mi spingo a cedimento e oltre con qualche parziale. E poi l'altra cosa è perché i rep range in questo momento sto utilizzando RPT, quindi Reverse Pyramid Training, quindi faccio la prima serie che traccio come progressione, voglio veramente spingermi al massimo sulla prima serie a progredire, nelle serie successive proprio perché accumulo molto più facilmente affaticamento ora che sono in definizione, non ho tante energie, non riesco a sostenere lo stesso numero di ripetizioni con lo stesso carico, quindi semplicemente lo accetto, abbasso il carico e continuo a spingermi a cedimento, e lo faccio per le serie successive. Non ci sono problemi per l'ipertrofia, lo stimolo sarà comunque ottimo se mi porto a cedimento. Detto abbastanza, spero che sia stato abbastanza chiaro, e do la camera a Sammy e iniziamo ad allenarci. 40 all'altra, non lo so, non lo so, più di 6 devo fare. No, l'altra volta avevo fatto 35, ho fatto 10 rep, però ho detto è l'ultimo allenamento qua. Metto due plates e vediamo. Quindi è 7, come on. 6 minimo. 6 minimo, dai, let's go. Facile, come on, dai, come on, ne conto 5 complete, vabbè, 4 e mezzo, abbasso il carico sulle prossime, ci volevo provare. Oh, era pesantissimo. Sì, definizione. Era pesantissimo. No, 65 qua, l'altra volta ho fatto 60 per 10, vediamo 65 come va, per 9 dai. Per come è fatto questa sorta di macchina, questo cam, tipo c'è un sacco di carico in massimo allungamento e poi quando contrai è sempre meno carico. In realtà ci sta se vogliamo tipo allungare e allenare il gran dorsale in massimo allungamento, quindi ci può anche stare, perché solitamente con un row tipo il T-bar è l'opposto, no? Qua riesci a farlo e poi ti diventa impossibile quando devi proprio contrarre e accorciare al massimo il muscolo, invece qua è quasi come se fosse già inserito nella macchina, se fatto in questo modo che sto facendo io, che ci può stare. Altro lato.
Just take off your shirt, man. Uno. Purtroppo sugli esercizi finali che faccio braccia ho perso rep, non riesco a progredire per ora. Tipo rimango uguale e sto perdendo, però i primi esercizi sto migliorando, visto anche sulla schiena di un sacco. Quindi penso che sto dando veramente di tutto prima e poi tipo già adesso dopo 45 minuti, 50 minuti sto tipo, c'ho più energie per spingere veramente. E più che energie fisiche è proprio mentali del tipo, sì, ok, sì, respira bene, tipo fai una buona contrazione, mind muscle connection. Mm-hmm. E poi ci sta, dai, the pump is decente. Ti senti tipo, 3 secondi. Dai, dai. Hey, you look good. Grazie, mi piacerebbe, dove detto fare una sorta di physique up, solo che non abbiamo ancora trovato. Ho detto agi di spogliarsi qua, non lo so. Miglior cazzo niente, cioè, quindi... in definizione è così, dovete provare il più possibile a mantenere e anche un po' a progredire, però sapete che dovete fare dei sacrifici perché sarà molto difficile che la performance tipo si mantenga perfetta dall'inizio alla fine. Cambia anche un sacco in base proprio alle energie che hai, fisiche e mentali. Però l'importante è che ti spingi. Prova a non perdere l'intensità quando ci vai in palestra e fai quello che possiamo fare. E basta. Quello che devi fare, provando a spingerti il più possibile. Keep improving, mate. Appena usciti da McFit, regà, e mi spiace, volevo veramente fare un physique update, anche perché ne stavamo facendo uno ogni episodio, però non lo so, regà, cioè non c'è una stanza con una luce che mi piace in questa palestra, e la luce, il posto con la luce naturale che avete visto che ho fatto un po' tipo un up check, lì c'è veramente un sacco di gente che c'è un po', mi vergogno un pochino, un po' in imbarazzo a togliermi la maglia lì in mezzo, quindi scusate se non ho fatto un physique update, però proviamo nei prossimi a farlo. Poi non so perché, stavo dicendo a Sammy, oggi è una di quelle giornate che ieri ho fatto un low day, ho mangiato poco, cioè visto quello che ho mangiato ieri, però oggi per qualche motivo mi sento più, un po' più acquoso, non so se è perché ho mangiato una zuppa ieri sera tardi e le zuppe sono belle salate, magari ho bevuto meno acqua del solito, non so bene perché, però quindi sì, non ho veramente fatto il physique update, ma vabbè. Mo torniamo a casa, non ci credo che questa sarà l'ultima volta che faccio questa passeggiata di 30 minuti, perché c'è bro, gli ultimi due giorni a Milano, è già passato praticamente un mese. Come, che ne pensi? Ragazzi, io penso, a me mi è piaciuta molto Milano, è una città che mi ci vedo molto, è sociale, abbiamo tanti amici qua, bel tempo. Io mi ci vedo. A Sammy gli è piaciuta molto. Torniamo perché abbiamo in realtà un matrimonio a Lussemburgo addirittura. Che vi fa capire quanto. Mamma mia, siamo vecchi, siamo vecchissimi. E abbiamo un matrimonio, quindi dobbiamo tornare perché dobbiamo appunto festeggiare un matrimonio di una mia amica. E quindi sì, siamo stati tre settimane e mezza a Milano. A me pure è piaciuta. Ora veramente non lo so, ragazzi, io vi ho portato con me in tutto, alla fine chi mi segue dall'inizio mi ha visto e lo sa che io ho viaggiato dappertutto, tanti posti, perché ho sempre voluto, proprio grazie al fatto che potessi fare i video, i social, grazie al vostro supporto, ho sempre voluto tipo girare per trovare quella città che era la mia città, no? Che sentivo che tipo magari ci potessi stare a lungo termine. E sinceramente abbiamo provato tantissimi posti: Spagna, Italia, UK, America, Dubai, abbiamo veramente provato un sacco di posti. E Milano è decisamente, la metto su in alto alla scala, Sì, sta là con Barcellona. Sta là con Barcellona, infatti, come dice Sammy. Quindi ora dobbiamo un attimino vedere, perché abbiamo l'ufficio a Lussemburgo di Kaizen che rimane con noi fino a, abbiamo in realtà ancora un mese, quindi fino a fine maggio, il 31 maggio. E però ci hanno già detto che ci sta già un altro coinquilino se noi volessimo lasciare prima Lussemburgo. E voi sapete cosa ne penso di Lussemburgo, quindi magari risparmiare un mese di tempo e andare già o qua a Milano o a Barcellona ci potrebbe stare, un'idea che sto pensando, ecco. Però Milano ci ha fatto una bella impressione, devo dire, sicuramente più europea, molto più europea di Roma.
almeno qua le cose funzionano. Quindi sì, fatemi sapere voi cosa fareste e niente, se continuate a seguire vedrete un pochino le nostre scelte, le nostre decisioni per provare a capire un po' sta vita, perché abbiamo io 26 anni e di sta vita non ci ho ancora capito proprio un cazzo. Vabbè raga, siamo tornati a casa e io volevo in realtà parlare molto di più, poi ho controllato tipo l'orario e stavamo già a tipo 18 minuti di video, quindi la finisco anche qua. Volevo semplicemente ringraziare veramente di cuore, ci sono stati alcuni di voi che sono venuti al meetup a Milano, l'abbiamo fatto molto istintivamente, l'ho detto su Instagram, vi ho incontrati dal vivo e è stato veramente bellissimo vedervi dal vivo e devo dire che è stata rigenerante, mi avete dato energia voi. Perché in quest'ultimo anno mi ero un pochino perso, lo sapete, non l'ho nascosto, ho avuto anche periodi più bui e basta che riprendete i video e vedete quello di cui sto parlando. E mi sono un attimino ritrovato perché con voi mi avete detto dal vivo, G, fai i video che vuoi fare te, come facevi una volta. E a volte quando uno resta troppo tempo sui social soprattutto, ma nel lavoro, finisce che poi perdi la prospettiva e perdi il motivo, la fiamma che avevi all'inizio che ti ha fatto iniziare tutto. Io alla fine ho iniziato perché avevo visto che in Italia nessuno parlava del fitness scientifico e anzi io ero stato fregato per anni, ho provato a costruire tipo un fisico decente e ho sbagliato, seguivo un sacco di roba senza ottenere risultati e solo dopo che ho trovato l'approccio scientifico, che ci ho messo anni a trovarlo e a capire come allenarmi veramente in pratica secondo gli studi, ho iniziato a vedere i primi risultati, avevo visto che in Italia nessuno lo stava ancora facendo veramente tanto. Ora c'è tipo il Project Invictus che sta facendo un ottimo lavoro, direi, meno male che ci sono loro. Poi su alcune cose non concordo e magari dovrei fare anch'io dei video tecnici proprio come facevo in passato, in cui appunto facevo dei video più tecnici e dei video più vlog. Voglio semplicemente ritornare a fare quello che mi aveva fatto iniziare tutto ciò, che era aiutare le persone, impattare le persone, aiutare anche solo ad ottenere dei risultati un pochino più rapidamente e anche dimostrare come la palestra sia veramente, possa arricchire la vita, no? Non dovremmo viverla come un peso, come una cosa ossessiva, bensì andare in palestra per sentirci bene, vederci meglio, ma anche per applicare ciò che ci insegna la palestra, che è la costanza, è la disciplina se vogliamo ottenere i risultati, applicare quello in tutte le altre aree della nostra vita per avere successo. Quello è veramente il mio messaggio, quindi se voi siete d'accordo fatemi sapere qua sotto. Io penso che continuerò facendo questa sorta di vlog molto parlato, so che ho parlato un sacco, quindi fatemi sapere anche quello se vi è piaciuto oppure no, e in più ci butto dentro dei video più tecnici, ma tecnici tra virgolette, perché voglio un attimino, ho cambiato il mio approccio per come vivo il fitness e come lo applico e magari dovrei fare dei video che possano appunto risonare e soprattutto parlare di questo mio nuovo, diciamo, approccio, che è anche molto psicologico e mentale, soprattutto perché è da anni che lo faccio, quindi vedo le persone che hanno avuto successo e chi invece magari inizia un percorso e fallisce e non riesce a portarlo a termine e la differenza. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto, scusate se ho parlato veramente un casino in quest'ultimo video, sappiate che vi apprezzo un sacco, le views non sono altissime, sarò molto sincero, e anche quello è tosta perché mi ero abituato comunque a un numero di views molto più alto, noi ce la stiamo mettendo tutta e niente, se vi va bene io riprendo a fare i video in questo modo e niente, andiamo sempre avanti, ci saranno alti e bassi in tutti i percorsi. Ti apprezzo un sacco, come sempre, keep improving, ci vediamo nel prossimo video, ciao ragazzi.